Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti qui alla terza puntata di Conosciamo l'ospite sui nostri canali social. Questa sera, come ogni sera, abbiamo un fantastico ospite, quindi rimanete qui con noi perché c'è qua Francesco Bozzetti, un grandissimo vice direttore della Mediaset e giornalista. Quindi se volete scoprire bene di cosa si occupa, rimanete qui con noi. Ciao Francesco, buonasera, grazie per essere qui. Grazie Sharon del fantastico ospite, insomma. Abbassiamo, se no mi innalzi troppo e già la gente comincia a pensare che voglio volare. Bene, allora partiamo subito da qualche domanda sulla tua professione. Assolutamente sì. Spiegaci bene di cosa si occupa, cioè di cosa ti occupi. Ecco, l'hai detto benissimo tu, Sharon, sono un giornalista, ex vice direttore di Mediaset, esattamente di Rete4, sono stato uno dei collaboratori del grande Emilio Fede, e adesso mi occupo di scrivere sui quotidiani, in particolare sul Libero e anche su altri settimanali tipo il settimanale Stop, che ora non è più in edicola, ma per il quale ho fatto per tanti anni l'editorialista. E da quanto tempo scrivi come giornalista? Come giornalista scrivo esattamente dal 2012, dal momento in cui io sono andato in pensione da parte di Mediaset. Ma non sono andato più ai giardinetti e ho preferito continuare questa professione che mi appassiona e mi appassionerà per tutto il resto della vita. E invece la televisione da quanto tempo è iniziato? Ecco, in televisione ci sono stato per quasi 20 anni perché ero il conduttore della rassegna stampa di Rete4, andavo in onda intorno alla mezzanotte ed era una trasmissione seguitissima. Anche perché Emilio Fede era un po' geloso dei miei ascolti, perché lui di solito faceva il 7%, io alla sera arrivavo anche al 16%, e devi tenere conto anche che andavo in replica al mattino intorno alle 8, quindi avevo una bella platea di ascoltatori ed ero soddisfatto. Come sono nate queste tue passioni? Le mie passioni sono nate, ti dirò, nella scuola media. Quando ho cominciato a fare un giornalino di classe per i miei compagni, ho visto che l'avevano apprezzato e ho detto ma perché no? E poi avevo anche un'altra grande passione, quella del volo. Alla fine del liceo ho tentato di entrare nell'Accademia Aeronautica per diventare pilota militare, ho fatto tutte le visite, le ho superate, meno quella agli occhi. No. Per un mezzo decimo all'occhio destro non sono stato accettato, però mi sono rifatto, ottenendo il brevetto di volo da pilota civile. Che peccato, però complimenti comunque. Ti ringrazio. E c'è qualcuno che vuoi ringraziare per il percorso che hai fatto? Beh, innanzitutto il grande Tony Barrera, che è l'organizzatore di questa bellissima TV, e ovviamente anche Sharon, che secondo me avrà un grandissimo avvenire nel mondo della televisione. Ti ringrazio. E cosa preferisci, giornalismo o televisione? Beh, giornalismo e televisione sono associati insieme perché non c'è un giornalismo soltanto dalla carta stampata e un giornalismo soltanto dalla TV. Diciamo che sono due mezzi espressivi diversi, ma alla fine il giornalismo vero e proprio nasce anche da lì, anche dalla televisione. Bene, amici da casa, rimanete collegati che devo dare la pubblicità, ma tra 2 minuti torniamo subito. Eccoci tornati dalla pubblicità come promesso, ancora qui con il nostro caro Francesco. Ti leggo una delle mail che ci arrivano da casa. Qual è la tua soddisfazione più grande fino ad adesso? Fino ad adesso quella di averti incontrato, avere 30 anni di meno per poterti rincontrare. ovviamente sto scherzando, mi ha fatto piacere conoscerti e soprattutto essere insieme a voi. Buona serata a tutti. Buona serata e grazie per essere stati qui con noi, grazie Francesco, ci vediamo alla prossima puntata, domani alle 21:15, siamo ancora qua, grazie.